Grazie, a tra poco. La Gronda di Genova, un progetto che continua a far discutere. Questa mattina il presidente della regione ha ribadito: il tracciato è definito nel dettaglio, basta la firma del ministro per far partire il cantiere. Ma c'è anche un progetto di Gronda alternativa, la cosiddetta Genovina. Riccardo Tivegna. Annuncia Roberto Traversi, sottosegretario ai trasporti e unico ligure del governo Conte, che per la Gronda di Genova presto partirà un tavolo di confronto. Autostrade per l'Italia sarà invitata e l'obiettivo è quello di valutare migliorie all'opera. Le dichiarazioni al secolo XIX dell'onorevole Pentastellato subito riscaldano il governatore Toti. Parlare di nuovi tracciati, revisioni del progetto, cambiamenti vuol dire non fare la Gronda, tuona. Bisogna aprire il cantiere, non un tavolo. Intanto nel municipio della Valpolcevera quelli che la Gronda non la vogliono ripropongono la loro idea alternativa. Genovina si chiama, unirebbe Moltedo alla Foce, due tunnel, uno a ponente sino all'imbocco della Guido Rossa, l'altro sotto il Porto Antico. L'ingegner Mauro Solari elenca i vantaggi: meno tempo, 6 anni invece di 10, meno rocce amiantifere da rimuovere, meno spesa e rispetto alla Gronda anche una strada che alla città di Genova servirebbe molto di più. Da Solari, dal coordinamento Rinascimento Genova, anche un avviso alla politica: prima di nuove opere finiamo quelle bloccate. Ad esempio il nuovo nodo ferroviario significherebbe Binaris dentro il porto, una metropolitana leggera da Pralma, Titone e anche lungo la Valpolcevera, sfruttando la linea storica dei Giovi. Meno camion e meno auto, insomma, per Genova un bel guadagno.